Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video post partita del Napoli. Napoli che vince 3-1 in casa del Torino. Prima di tutto ringrazio chi mi ha fatto gli auguri e ringrazio chi me li farà tra i commenti. E oggi è il mio compleanno, faccio purtroppo 28 anni e gli anni passano per tutti. E devo dire che oggi è stata una giornata fantastica, a partire dalla partita delle 3 dove l'Inter ha perso. Finalmente, così gli interisti che dicevano siamo gli unici in Serie A a essere battuti, finalmente hanno ottenuto la prima sconfitta, guarda caso dopo un impegno infrasettimanale contro il Pordenone, neanche in Champions, contro il Pordenone, anzi complimenti a Pordenone per aver portato l'Inter ai calci di rigore ad oltranza addirittura. E questo sta a significare che Sarri, al di là che certe dichiarazioni fanno incavolare anche me, con la frase l'Inter fa un altro sport, ha qualche fondo di verità. Comunque scusatemi per questi piccoli sassolini che dovevo togliermi, però molti interisti mi hanno ammorbato in questa settimana, quindi una piccola soddisfazione me la dovevo prendere. E perché ho ricevuto commenti stupidi sia in messaggi privati che sotto i commenti, che poi ho eliminato prontamente. Comunque, assieme alla sconfitta dell'Inter c'è la vittoria del Napoli. Il Napoli che approfitta della sconfitta dell'Inter, cosa che non ha approfittato la giornata precedente. Io la mi sono davvero incavolato come una bestia, però oggi Napoli ha dimostrato di volere il primo posto. Ho visto un Napoli nettamente meglio rispetto alla partita con la Fiorentina, dove il Napoli era lento. Complimenti anche alla Fiorentina che si era chiusa in maniera perfetta tatticamente, però il Napoli era prevedibile, a differenza di stasera che il Napoli era grintoso, era voglioso, era organizzato, era attento. Insomma, è il solito Napoli che abbiamo ammirato nella prima parte di stagione, all'inizio proprio. E questo anche grazie, perché bisogna ammetterlo, che questa settimana che è passata il Napoli non ha avuto impegni di Europa League, di Coppa Italia o di Champions League, perché era logico. E il Napoli in questa settimana si è rilassato, è andato al cinema, hanno fatto la cena di fine anno e quindi sono stati belli tranquilli, oltre ad essersi allenati. E si è visto sul campo un Napoli veloce, soprattutto un Napoli grintoso, un Napoli perfetto, oserei dire perfetto. Il Napoli che sblocca subito il punteggio dopo 2 minuti su calcio d'angolo, schema anzi su calcio d'angolo. Poi Zielinski, dove il Torino fa in maniera orribile la trappola del fuorigioco, e poi un'altra volta Hamsik con una grande giocata di Mertens, che finalmente Hamsik si sblocca, diciamo che si toglie lo scoglio dallo stomaco per aver raggiunto i 115 gol in maglia azzurra, eguagliando Maradona. Quindi finalmente Marek, spero che questo, per aver eguagliato Diego, ti abbia sbloccato mentalmente. Oggi Hamsik, come tutta la squadra, è stata perfetto, oserei dire. L'unica cosa negativa se sono peppone con l'azzurro, c'è un motivo, ovvero che critico quando c'è da criticare, ovvero l'aspetto mentale, neanche l'aspetto delle sostituzioni o tattico, perché Napoli, ripeto, è stato perfetto, però è un aspetto mentale che non mi è piaciuto e che mi ha fatto salire l'ansia. È vero, il Napoli non ha concesso tantissimo al Torino, però dopo il 3-0 abbiamo staccato la spina, ci siamo rilassati troppo e il Torino ci ha un po' creduto verso la fine del primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo, diciamo, preso mano noi il gioco attaccando, però poi è arrivata un fulmine a ciel sereno, il gol di Belotti, dove Reina poteva fare qualcosa di più, e grazie a un rimpallo anche di Albiol, che la palla va da Albiol e poi va a Belotti. Guarda caso Belotti, me lo sentivo che Belotti avesse segnato, me lo dovevo giocare, mannaggia la miseria. Però poi dopo il gol del 3-1 il Napoli è un po' confuso, un po' disordinato, passaggi sbagliati, è andato un po' in confusione, ecco mi veniva la parola, per 10-15 minuti dopo il gol. Poi
ci siamo ripresi e abbiamo ripreso campo noi anche grazie all'uscita di Ljajic dopo la terza sostituzione del Torino, perché ha avuto problemi muscolari e questo non è da sottovalutare. Napoli perfetto, ma dall'altra parte Torino non mi ha ben impressionato. Si sente tantissimo la mancanza dei gol di Belotti. Un Torino, oserei dire, disorganizzato dietro. Bello, combattente, grintoso, però di qualità lascia non poco a desiderare. E comunque questo è, peccato per il gol annullato sul fuorigioco a Insigne, mannaggia a Calleone, mannaggia a Cavatoglio. Calleon, ti potevi togliere, perché secondo me la palla andava in rete. Ci poteva stare il rigore al Torino, perché Albiol la palla va sul braccio, però è stato prima sbilanciato un pochino da Belotti, ma comunque 3-1 e tutti a casa. Quindi compleanno da capolisti e sono veramente soddisfatto così. Adesso c'è l'Udinese il 19 e quindi bisogna stare attenti all'Udinese. Mi aspetto di vedere Rog dall'inizio, mi aspetto di vedere Kirikes, mi aspetto di vedere Maggio, mi aspetto un turnover però ragionato, in maniera oculata, in maniera tranquilla, perché è vero la priorità è il campionato, però non mi farebbe schifo una Coppa Italia, quindi non voglio sottovalutare né Europa League né Coppa Italia. Voglio lottare su tutti i fronti. Spero che Sarri non faccia l'errore di sottovalutare gli impegni di Coppa Italia e Europa League. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di Napoli, di Torino a Napoli. Fatemi sapere se volete una live proprio mentre guardo Napoli Udinese, oppure volete un video reaction per Napoli Udinese di Coppa Italia, tanto la fanno in chiaro su Rai 2 o Rai 1, non mi ricordo. Comunque voglio, mi raccomando, come in questa settimana il giocattolo non si è rotto e tutti erano pronti a denigrare tutti, mo dopo questa vittoria che ci ha fatti ritornare al primo posto non iniziamo a esaltarci, a fare i soliti, non iniziate a risalire sul carro, perché è una cosa che mi fa veramente non poco imbestialire, perché io sono un tipo che sa criticare in maniera costruttiva, ma sul carro sto ben legato sia ai piedi che alle mani. Voglio, questo è tutto, forza Napoli sempre, ciao.